You probably know the feeling. Sweaty, fast breathing, quick heart rate. That's a cortisol spike. It feels awful, and its imbalance is the cause of your anxiety. Rebalance Health's three-part anxiety system helps address it at the root. Rebalance Health lozenges are natural and designed for optimal absorption, providing 24-hour relief. Live life fully without feeling like you're fighting for it. Get 50% off your first month with code CALM23 at rebalancehealth.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ed eccoci qua. Bentornati e ben ritrovati su Scambio Figurine, il podcast delle news sul mondo delle figurine, del cards, degli stickers e non solo, sorpresine, pupazzetti, personaggi 3D, ma soprattutto il podcast che parla della più amata piattaforma di scambio al mondo, che è www.scambio-figurine.it. Il trattino con lo scambio figurine intorno, come dico sempre. Per i nuovi arrivati, che si sono incuriositi da questo messaggio che hanno ricevuto e hanno cliccato per capire di cosa si trattava, mi presento, io sono Gianluca, faccio un po' di tutto qui dentro, dalla creazione della piattaforma e le sue funzionalità, al customer care, al marketing fatto non benissimo, alle public relations, questo mi viene abbastanza bene, alle pulizie, anche le pulizie mi vengono abbastanza bene, insomma il one man band di questa realtà che da quello che mi dite, almeno da quello che mi scrivete, vi rende così felici, o meglio, come vi ho definito, degli scambisti felici, da genitori disperati, da comuni appassionati a scambisti felici. Per chi invece mi conosce già, vabbè, nessuna novità, ovviamente sapete chi sono, ma comunque ogni volta cerco di stupirvi con qualcosa di particolare, qualcosa di nuovo, e magari anche in questo episodio del podcast vi troverete una novità che non vi aspettavate da sottoscritto. Come ogni settimana, questa invece è una consueta rubrica, comincio con il ringraziamento per le donazioni e per chi ha voluto dimostrare la sua stima al lavoro che giornalmente, periodicamente, viene fatto per migliorare la vostra esperienza su questa meravigliosa piattaforma. Quindi vado a ringraziare Reze Magu con la sua seconda donazione, user 00007398, ha un username così particolare, Brinux, Yoda, Ten68, River, Simone C18 alla sua seconda donazione, Romina 240, Stefano D90 alla sua terza donazione, Nonno Lori, il mitico Enzo, Nonno Lori che saluto, Super Vegeta alla sua seconda donazione, Gian Piero Z, Fabrizia V, Kiken, Beppo Brambo che è la sua sedicesima donazione, ma sedicesima perché è un donatore seriale, o meglio un supporter di questo progetto, che lui insomma mensilmente fa una donazione periodica, appunto, e ultimo Terre D. Quindi ringrazio veramente tutti, vado a leggere qualche motivazione, perché comunque nelle vostre motivazioni c'è sempre uno spunto su cui riflettere. E River dice: ho fatto questa donazione perché mi è piaciuta la piattaforma che avete costruito, si rivolge con il voi, avete costruito, e perché in pochi giorni ho ricevuto vari messaggi con proposte di scambio, alle quali per lo più ho aderito, anche se non ho ricevuto ancora nessuna busta. Quindi va sulla fiducia, diciamo. Spero che le prime transazioni vadano positivamente in porto, in ogni caso voi, Aridaglie, avete fatto un ottimo lavoro. Quindi mi piace anche questa percezione che si ha di scambio figurine, che si percepisce, o almeno si pensa che dietro a scambio figurine ci sia un gruppo di persone, un team, ma come rispondo spesso a tutti, il nostro team è fatto di un numero dispari di persone inferiore a 2, 1 appunto, one man band come dicevo prima. Andiamo sulla motivazione di Kiken. Kiken dice: è un sito molto valido, sono davvero soddisfatto, complimenti, mi piace questo, sono davvero soddisfatto. E TRD dice: sito bellissimo, scoperto da poco, mi ha già aiutato tantissimo, sarebbe fantastico se ci fossero più lingue, in questo modo anche altri utenti internazionali potrebbero partecipare. Grazie a te. Grazie TR, per il discorso delle più lingue ne abbiamo già discusso. Questo sito è nato multilanguage, devo dire,
Quindi insomma le stringhe, diciamo le parole o le frasi sono tradotte sia in italiano e sia in inglese. Era nato appunto con questo purpose, diciamo con questo obiettivo, poi nel corso del tempo la cosa è un po' scemata, ma non è detto che riprenda. C'è da dire che gli utenti esteri che si collegano alla piattaforma non mi hanno detto niente, qualcuno ha detto sarebbe bello che ci fosse anche la nostra lingua, vi posso dire che il sito è predisposto per, ma ancora diciamo non la metto come priorità, in quanto vabbè, il 99% degli utenti iscritti sono italiani, quindi diciamo ci sono cose più importanti da fare. Comunque, ripeto, TRD, hai fatto questa tua considerazione e ti posso assicurare che il sito è già bello che pronto, bisogna soltanto sistemare un po' le cose. Ho già fatto inglese e francese, quindi qualcosa si può fare. Domande e risposte, anche questa è un'altra bella rubrica nuova, appunto la settimana scorsa c'è stato Big Max 70 che aveva fatto la sua proposta di aggiungere un tag, io ho detto che avrei pensato, comunque stavo già pensando da tempo di avere tag personalizzati, ma poi ho pensato che quella proposta poteva avere seguito e quindi ho aggiunto il tag scambio in corso, quindi vi troverete anche il tag scambio in corso, che è tra il momento in cui voi avete spedito le figurine ma non le avete ancora ricevute, oppure voi avete ricevuto le figurine ma l'altro ancora non le ha ricevute, quindi potete taggare con questo tag scambio in corso, poi potete metterlo anche per una qualsiasi cosa, però comunque c'è anche questo tag. Questa settimana invece abbiamo l'audio di Claudio R, che ne aveva già mandato uno in passato e che andiamo ad ascoltare. Vai Claudio! Buongiorno Gianluca, spesso mi trovo a fare degli scambi a mano ma non ci incontriamo con gli orari. In questi casi ho adottato una soluzione, cioè lasciamo entrambi le figurine da scambiare presso un bar, un'edicola di fiducia, un supermercato, un qualsiasi posto aperto diciamo tutto il giorno, e lì lo utilizziamo come punto di scambio. Questa può essere una soluzione da adottare anche per tutti gli altri scambiatori seriali come me. Grazie e ciao! E in effetti questa cosa è una bellissima idea, soprattutto molto pratica, perché ci risolve il problema di appunto incontrarci quando gli orari dell'uno o dell'altro non si incastrano bene. Da qui, non vi nego che con lui ne avevamo già parlato anche in passato, mi era scattata l'idea di coinvolgere ad esempio le edicole o le tabaccherie, fare in qualche modo pubblicità a quell'esercizio sul sito, e quel punto diventava un punto di scambio figurine, un po' come gli Amazon, come si dice, i punti Amazon per andare a fare a ritirare il pacco, no? Ho provato, a dire il vero, a coinvolgere alcune edicole, contattando ad esempio su Instagram con edicole che mi seguono, seguono il canale Instagram di Scambio Figurine, ma la cosa poi non è andata avanti, diciamo, non è stata, probabilmente l'ho venduta male, venduta nel senso che non è che ci volessi guadagnare, diventava proprio un discorso proprio di rete, di questi punti diciamo di scambio. Se volete magari e avete dei punti che volete proporre magari per tutti, non so, per magari le città anche più grandi, non so, a Milano vicino al Duomo c'è l'edicola Piru Piru dove porto le figurine e le vado a ritirare, ditemelo che vediamo di coinvolgerlo in qualche modo. Comunque se voi avete amici edicolanti, amici tabaccai disposti a fare questa cosa, perché no, facciamo crescere i punti swap, gli swap point gli swap point di scambio figurine, e potrebbe essere una bella idea che coinvolge un po' tutti, anche perché io pensavo dal punto di vista delle edicole è una gran figata, perché se io fossi un edicolante penserei anche a un discorso di mio introito, no? Cioè voglio dire, se io faccio che quel punto diventi un punto di scambio figurine, non è che le persone vengono solo a portare le loro buste e basta, dal momento che sono lì vuoi che non mi comprano delle buste di figurine, e magari persone che non sono mai andate in quel posto, diventa un aumento di clientela. Quindi edicolanti all'ascolto, pensateci, o comunque se avete amici di questo genere fatemi sapere e vediamo di creare queste nuove realtà. Ringrazio quindi nuovamente Claudio R per il suo spunto, anche per farci riflettere su queste nuove considerazioni, su queste opportunità, e invito di nuovo tutti quanti a mandarmi gli audio. C'è qualcuno che mi ha scritto dicendo ma io sono timido perché insomma sono molto timido, che mi sento la voce, ho un po' paura, che dopo magari è
Dico, non vi preoccupate, come ho detto, non mi ricordo a chi sinceramente, o meglio mi ricordo ma non voglio citare, maschererò la voce tipo pentito di mafia, no? Tipo, sono Luigi da... oppure tipo Chipmunk, sono Luigi da... insomma, verrà criptata la voce e insomma non sarete riconoscibili, quindi state tranquilli e tranquille. Che no, adesso a parte gli scherzi non succede niente se qualcuno sente la vostra voce, tanto alla fine non dite niente di male, è una vostra idea che condividete con tutti quanti e magari date il là a qualcun altro per proporre le varie delle funzionalità magari nuove oppure per rispondere a delle domande che non hanno ricevuto una risposta dall'utilizzo del sito o da mie risposte date agli utenti. Andiamo al tema della settimana. Il tema della settimana sono i feedback. Non pensate voi utenti che siete iscritti da tanto tempo su Scambio Figurine che le cose che dirò successivamente sono scontate e le sapete già. Ascoltatele perché ci sono delle cose interessanti che potrebbero venire fuori. Sicuramente una, ma che vi dirò tra poco. Perché ho fatto questa puntata? Perché alcuni mi scrivono dicendo ma come faccio a dare un feedback? Molto probabilmente perché l'hanno ricevuto e non sanno come si fa. Diciamo che è abbastanza semplice, nel senso che se siete un po' attenti in qualche schermata o comunque anche all'interno della vostra conversazione c'è un bottone con scritto Valuta Mario e cliccando lì si accede al profilo utente dove c'è il bottone Valuta Mario e lì potrete mettere il vostro pollice su o pollice giù per dare il vostro feedback positivo o negativo e lasciare il vostro commento. Molti non sanno appunto come riuscire ad arrivare al profilo utente, si può fare appunto con questo bottone di Valuta Mario oppure in un qualsiasi contesto, quindi in una qualsiasi pagina, sia la pagina delle notifiche, la pagina dei messaggi, la pagina degli scambi, la pagina della top 10, la pagina dei feedback, appunto dove voi avete ricevuto il feedback da questa persona, se cliccate sull'immagine di profilo di quella persona accedete al profilo di quella persona, quindi tipicamente dove andate a vedere la lista delle raccolte o i feedback ricevuti da quella persona e lì potrete ovviamente cliccare su Valuta Mario, che ormai abbiamo preso da esempio Mario. Quindi ovunque voi siate, cliccando sull'immagine del profilo, accedete al profilo utente e potete valutare l'utente, ma soprattutto dovete valutare lo scambio. Perché specifico questo? Deve essere valutato lo scambio, non deve essere valutata né la persona né la trattativa, solo lo scambio. Quindi come è andato lo scambio, è andato bene, è andato male. E via dicendo. Se non avete effettuato uno scambio non potete lasciare un feedback e quindi qualora lo lasciate io dovrò cancellarlo o comunque contestarvelo. Vi ricordo che i feedback possono essere cancellati, per quanto riguarda i feedback negativi possono essere cancellati in un qualsiasi momento, i feedback positivi possono essere cancellati solo nelle prime 24 ore da quando avete messo. I feedback negativi rimangono in attesa di validazione, di convalida da parte dell'amministratore, ovvero io. Perché questo? Perché anche questa cosa a suo tempo tantissimi mettevano un feedback negativo del tipo non mi risponde, feedback negativo. No, bisogna valutare lo scambio, lo dico anche nei warning nel momento in cui mettete un feedback. Non bisogna valutare la persona, ma bisogna valutare lo scambio. Ognuno di noi ha diciamo la possibilità di dare questa valutazione, ma deve essere valutato quello che è avvenuto realmente. A fronte del feedback negativo vi porrò delle domande. Non ho ricevuto ancora la busta. Questo è il tipico feedback negativo. Così è un po' generico, perché ovviamente non hai ricevuto la busta, devo capire prima di dire ok, non l'hai ricevuta perché. Quindi ti farò delle domande del tipo avete fatto una spedizione tracciata tipo composta 1, hai un codice, se non era tracciata hai ricevuto le foto dell'imbucato, il video dell'imbucata, la tua busta è stata ricevuta, perché magari tu metti un feedback negativo perché non hai ricevuto la busta ma la tua non è stata ricevuta neanche dall'altro che non ti ha messo un feedback negativo. Quindi prima di mettere un feedback negativo ponetevi già voi queste domande: l'utente ha provato a rimediare al fatto che la busta ancora non è arrivata dopo tanto tempo, si è dimostrato gentile, insomma tutte queste domande. Se non ve le siete poste, quindi avete messo il feedback negativo dicendo busta non è arrivata, ve le farò io per capire un po' come sono andate le cose. Ovviamente farò le stesse domande anche all'altra persona. Tutto questo ovviamente è un lavoro che cerca di portare ad una risoluzione pacifica, perché poi dopo comincia la guerra dei feedback negativi. Ah, lui mi ha dato un feedback negativo perché non ha ricevuto la busta, ma io ho spedito, quindi ne do un altro perché a quel punto lui ha fatto così e l'altro ne mette un altro, ecce. Volendo evitare questa cosa io cerco di arrivare a una soluzione positiva. Ovviamente se a fronte di una busta non arrivata ma con spedizione tracciata, quindi
e la mancata consegna non è dipesa dall'utente, il feedback non può essere negativo, deve essere neutro, perché non è colpa dell'utente che non ha spedito. Andiamo alla cosa che magari anche gli utenti che sono già presenti su Scambio Figurine da tanto tempo non fanno. Cosa scrivere nel feedback? Allora, la maggior parte dei feedback che ho visto, ce ne sono migliaia, scrivono ottimo scambio, top. Siate più descrittivi. Perché dico questa cosa? Perché ovviamente se qualcuno deve capire che tipo di persona, che tipo di scambista c'è dall'altra parte nel momento in cui deve andare a proporre uno scambio, se io vado a leggere i suoi feedback e vedo ottimo scambio, ottimo scambio, ottimo scambio, vabbè, mi può star bene, posso capire che questo è un ottimo scambio. Però se ci fosse scritto comunicazione impeccabile, figurine in ottimo stato, spedizione perfetta, persona molto gentile e veloce, eccetera, eccetera, insomma, date delle caratteristiche a quella persona, ovviamente io riesco a indirizzare meglio, diciamo, i miei scambi, perché se sono uno che ci tiene alla qualità delle carte o delle figurine, andrò verso qualcuno che è stato descritto come uno molto attento alla qualità delle carte. Analogamente, se voglio che le figurine mi arrivino in un certo, con una certa velocità e che la comunicazione sia importante, vado verso chi l'ha descritto in quel modo. Ottimo scambio, sinceramente, non dice niente. E più siete descrittivi, più date una idea più ampia, diciamo, rispetto alle caratteristiche di quella persona e di come potrà essere un futuro scambio. Sto realizzando qualche algoritmo che va a leggersi, diciamo, in modo sistematico, in modo programmatico, tutti i vostri feedback per poter stabilire già in percentuale, ad esempio, se la persona è affidabile, se è una persona è veloce, se ha una buona comunicazione, se tiene la qualità delle card, se fa degli imballi perfetti, eccetera, eccetera. Per dare anche qui, quando si va sul profilo utente di quella persona, una specie di sintesi, diciamo, di quello che può essere quella persona. Quindi, mi raccomando, il feedback è una cosa molto importante, perché è vero che riconoscete all'altra persona il fatto che ha scambiato con voi, ma vi permette di informare tutti quanti su come è quella persona, su come è andato quello scambio, ma nei minimi particolari, magari non troppo minimi, però comunque in modo un po' più descrittivo, un po' più analitico. Quindi datemi una valutazione su quello che vi ho appena detto. Pollice su o pollice giù? Spero su. Vabbè. Nuove raccolte, giusto per concludere sempre, nuove raccolte, Naruto Shippuden e New Beginning, della Panini, della Tops, Wepa. 1, 2, 3, wepa! 1, 2, 3, stasera è venuto Ricky Martin. Allora, della TOFS UEFA Champions League 2023-2024 e per i lanciatori di coltelli del sito, i bollini per la collezione Berti dei coltelli Conad. Ultimo, ma non ultimo, ancora non pubblicato ovviamente, siamo a dicembre, quindi siamo nel mese della raccolta regina che tutti quanti i collezionisti, soprattutto i calciatori, stanno aspettando, che è la collezione calciatori Panini 2023-24. Arriverà verso 18-20 di dicembre, comunque prima di Natale. Ne parleremo nelle prossime puntate, perché sto raccogliendo qualche informazione, anche se ne sono ancora poche, però tenetevi pronti, è già cominciato il rullo di tamburi il primo di dicembre e avremo lo splash finale il 18 o il 20, quando uscirà. Basta, direi che io ho già detto tantissime cose, una puntata lunghissima questa, mi dispiace. Vi dico sempre, seguite Scambio Figurine sui social, mettete like, mettete follow, cuoricini, iscrivetevi al canale YouTube, ho visto un incremento delle iscrizioni, peraltro il podcast va anche su YouTube adesso, quindi potete ascoltarlo anche su YouTube. Spreaker, Spotify, se mi state ascoltando, mettete cuoricini, cliccate sulle stelle, commentate e soprattutto condividete questo episodio con le persone che pensate possano essere interessati all'argomento, ma soprattutto avvicinatele sempre più alla nostra meravigliosa piattaforma www.scambio-figurine.it. Come dico sempre nel finale, un bacio, un abbraccio, scambiate responsabilmente, mangiate le verdure e ci sentiamo la prossima settimana. Mi raccomando, lasciate un bel feedback a chi sta parlando in questo momento. Un bacio, un abbraccio, ciao e a presto. Ciao! E dai! Ok, round 2. Name something that's not boring.
laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.